Se fosse stata la Juventus a vincere con un rigore a favore del Napoli, fallo, eccetera, eccetera. Buongiorno amici bianconeri e non solo. Oggi con voi voglio parlare del male vero del calcio, e cioè quei tifosi, giornalisti ed opinionisti che invece di svolgere il proprio compito, il proprio ruolo, nella maniera più obiettiva, critica e corretta possibile, si lasciano condizionare dal proprio tifo, dalla propria squadra di appartenenza, come nel caso di Bergomi, che ieri, dopo l'episodio dell'1-0 dell'Inter, viziato da un nettissimo fallo di Lautaro ai danni di Lobotka, ha preferito insabbiare tutto. Oggi, stamattina, mi sarei aspettato delle prime pagine roboanti, incazzate, contro l'arbitraggio. Massa cos'è combinato, Inter così no, e altri titoli che noi abbiamo visto sulla Juve, sulla nostra pelle. Ed è qua la disparità di trattamento, ed è qua l'alterazione della percezione sulla Juve che ruba e le altre no. Perché non oso immaginare una partita come quella di ieri, con degli episodi come quella di ieri, magari venerdì, tra pochi giorni a Torino? Me li immagino proprio i tesserati del Napoli che vanno davanti ai microfoni e dire: vabbè, dai, l'arbitro purtroppo è incappato in una giornata, no, può capitare anche un giocatore, non vogliamo fare dietrologie, complottismi. Me li immagino proprio. Sì, certamente, come no? Se fosse stata la Juventus a vincere con un rigore a favore del Napoli, fallo, eccetera, eccetera. Ladri, latrine, ladri, apriti cielo, apriti cielo. È successo con l'Inter? Sì, qualche protesta, qualcosa del genere, ma nulla di che. Questo vale per tutti quanti. Questo a dimostrazione quando i tifosicchi, non napoletani, ma in generale, si parte prevenuti. Perché la Juventus? Perché la Juventus? Per me il rigore, raga, cioè il rigore è sacrosanto, il rigore è qualcosa che non si riesce a spiegare come non si dia un calcio di rigore del genere. E vi voglio far capire una cosa: se non vi danno un rigore del genere, voi vi incazzate, interisti, voi vi incazzate. Cioè, facciamo caso, no? Juve-Inter, Lautaro entra in area e Gatti lo ferma come Acerbi ha fermato Osimhen. Cosa succedeva? Recriminano per questo rigorello che ci sarebbe stato su Osimhen. Il difensore dell'Inter va a fare questo intervento con tutte le buone intenzioni di questo mondo. Lui mai voleva fare fallo. Non lo ha fatto apposta. Poi Osimhen, cattivone Osimhen, è più lesto di lui. Se tu sei più veloce, non vale. Non puoi fare queste cose e metterlo sulla velocità. Allora lui si affretta così velocemente. Mette comunque, lo anticipa, cioè che cazzo anticipi il difensore dell'Inter e vuoi pure il rigore? L'Inter dimostra di essere una squadra molto forte, squadra solida, squadra granitica, squadra che in campo sa cosa fare, come muoversi, però il calcio mi insegna che, ci insegna, credo a tutti, che è fatto di episodi. Ultimamente gli episodi sono sempre a favore dell'Inter. Questo bisogna dirlo, non per essere dei piagnoni, ma perché bisogna dirlo. Che i media mi facciano passare la vittoria dell'Inter come una grande vittoria da grande squadra, ragazzi, a me non sta bene, perché quello che è successo ieri in campo conta zero. Il tutto, a mio modo di vedere, è stato assolutamente influenzato da decisioni arbitrali scandalose che poi non hanno permesso il regolare svolgimento della partita. Perché se il Napoli attacca e va a prendere il contropiede dove becca il raddoppio di Barella, ragazzi, e poi dove becca anche il 3-0, è perché viene assegnato il primo gol all'Inter, un primo gol che era da annullare.
Che bruciata di culo unica questi qua. Allora, aprono il giornale con Ancelotti. Cioè, che cazzo ce ne frega? Inter boom, ma con l'aiutini, la Juve? Fiducia Juve. Che bello vederli così.